Ciao, sono Antonio, ho 21 anni. Ciao, sono Ugo, ho 38 anni. Ciao, sono Emilio, ho 46 anni. Ciao, mi chiamo Gianni e ho 25 anni. Ciao, sono Dario, ho 26 anni. Sono Antonio, ho 22 anni. Ciao, mi chiamo Antimo, ho 31 Ciao, sono Carmine, ho 33 anni. Io ho una bambina di quasi 4 anni. Quando nacque lei, io già ero tossicodipendente da circa 3 anni. Sono fidanzato 6 anni, un mese prima di venire qua ci siamo lasciati. Da piccolo, diciamo, ho preso sempre punti di riferimento sbagliati. Infatti, ho iniziato la mia tossicodipendenza a 13 Mi piaceva uscire senza regole, senza orari, fare quello che volevo, senza rispettare, diciamo, il prossimo, senza essere seguito da nessuno. Allora, da ragazzo, diciamo, non ho mai avuto degli interessi in miei particolare. genitori lavoravano e tornavano la sera tardi, quindi sono stato un po' lasciato da solo. Io sono stato sempre molto attaccato alla mia famiglia, ai miei cugini. Finivo la scuola e andavo a lavorare. Per quanto riguarda lo sport, invece ho praticato calcio, mi piace, mi piaceva tantissimo. Buono, io giocavo a calcio. Giocavo a calcetto da piccolo e Nell'armadietto invece di San Gennaro c'ho Maradona. ho praticato come sport calcio e basket. Da piccolo giocavo a calcio, poi ho abbandonato perché. Ho iniziato a cambiare strada. Purtroppo i consigli non è che si vengono sempre accettati, quindi si arriva all'amicizia più negativa. In base alle nostre scelte siamo noi che ci distacchiamo. Tornai a casa, tornai tutto al contrario. E così entrai nel mondo della droga. Io ho incominciato a drogarmi e mi sono bruciato una gallina. La droga mi ha portato a susseguirsi di errori. E se ti proponessimo una partita? Come Proviamo. Sport aiuta molto nel tempo libero. Tutti gli sport hanno la possibilità di metterti in discussione. È fondamentale per me qui l'oretta di pallavolo. La pallavolo aiuta tantissimo perché comunque pallavolo a calcio. Mi fa pensare che sto qua perché è mio sbaglio. Riesco, diciamo, a eliminare qualche pensiero negativo che comunque ti capita. Piano piano cerco di pensare in un altro modo. Sento abbastanza libero, diciamo. Perciò è fondamentale. Se non ci sta quell'ora di pallavolo o palestra,